Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Spore. Dopo tanto tempo, anche questa serie riusciremo a continuarla. Ora vi spiegherò delle cose che sono successe. Allora, questo episodio dovrebbe essere il quinto, ma per vari problemi sarà il 4.1 e vi spiegherò perché. Allora, lo scorso episodio, che ho anche caricato e poche persone sono riuscite a vederle, giusto 5 o 6 credo. E appena l'ho caricato, ho subito notato che c'erano dei vari problemi in questo video e ho dovuto eliminarlo subito perché non potevo rimanerlo così. E mi sono accorto che avevo anche eliminato l'episodio dal mio computer perché pensavo che comunque l'episodio era buono, era perfetto, non c'erano problemi. Invece mi sbagliavo e ho trovato questi piccoli problemi. Purtroppo non potevo nemmeno modificarlo perché comunque avevo già caricato su YouTube. Vabbè, vi spiegherò anche quello che è successo nello scorso episodio. Nello scorso episodio, per chi non l'ha visto, sono successe diverse cose, ovvero tipo cambiare il nido. La nostra specie ha deciso comunque di cambiare zona e trasferirsi in un'altra parte. Ha iniziato a camminare sulla terra più avanti, al posto di rimanere sul mare, ha preferito comunque entrare più avanti, cioè andare nelle foreste e cose varie. Mentre ci siamo trasferiti, siamo arrivati lì, abbiamo conosciuto altre specie. Alcune non gli siamo molto simpatici. Infatti, nello scorso episodio è scoppiata una battaglia tra due specie, ovvero la nostra e quella di una e un'altra specie che ora non ricordo il nome. Questa battaglia purtroppo ci ha messo in grave difficoltà perché loro all'improvviso ci hanno attaccato mentre stavamo facendo amicizia, cioè stavo cercando comunque di fare amicizia. Abbiamo perso molti della nostra specie, sono morti e io, uno dei pochi, sono riuscito a sopravvivere e scappare da quella zona. Purtroppo mi dispiace che abbiamo perso una battaglia e abbiamo comunque perso molti della nostra specie e infatti il nostro nemico. Credo che in questo episodio ci prepareremo una battaglia per sconfiggerli. Se riusciremo a sconfiggere, comunque toglieremo un nemico che potrebbe essere fastidioso per la nostra specie. E andremo comunque a fare amicizia con le altre specie, cioè, se riusciamo. E portiamo avanti il nostro DNA per crescere ed andare avanti con la nostra specie, sperando che la fase creatura finisca il più presto possibile. Cioè, no. Spero che finisca il più presto possibile, ma spero che riusciremo comunque a passare avanti più facilmente. Ecco, eccoci ritrovati con la nostra bella specie. Comunque abbiamo il gruppo, cioè ho due del nostro gruppo. Ora, esattamente non ricordo chi sono di preciso i nemici. Comunque, questo è il posto in cui ci siamo trasferiti. E dove abbiamo fatto comunque alcuni amici, credo, non mi ricordo ora di preciso. E non mi ricordo nemmeno dove sia la specie comunque nemica. Ora cerchiamo di andare avanti e fare amicizia con altre specie. Appena ritroviamo la specie nemica, quella che comunque ci ha massacrato, se possiamo dire così, cercheremo di attaccarli ed eliminarli, perché possono comunque essere un problema per noi, almeno per la nostra specie, non voglio che ci porta in via d'estinzione. Ecco qui una nuova specie, però prima prendiamo questo oggetto che è il più importante. Abbiamo trovato delle gambe. Ok, aspetta, ora parleremo con uno di questa specie. Un Anatinus alfa vuol dire che comunque sarebbe tipo il capo della loro specie. Balliamo anche noi. Purtroppo il nostro ballo probabilmente è debole, a differenza di questa specie. E non riusciremo facilmente a fare amicizia. Infatti, abbiamo dei problemi con loro. Credo che dobbiamo parlare prima con i più piccoli. Anche comunque se ci metterà in difficoltà perché non riusciremo ad avanzare. Ah, ho sbagliato, dovevo fare canto. Vabbè, comunque questa specie è difficile fare amicizia. Quindi cerchiamo un'altra specie vicina. Comunque sia più debole di noi e riusciamo a fare più facilmente, cioè facilmente amicizia. Un calo di FPS, non so perché, ma va bene. Questo gioco mi gira a 30 FPS, è quello che sto vedendo. Cioè
Cioè, gli altri giochi a 60, anche lui, come LOL, quando registro, mi dà problemi. Ok, ballo. Ok, il nostro ballo è più forte del loro. Cantiamo anche noi. Ok, ci siamo fatti un altro amico. Cioè, no, amico, dobbiamo impressionare comunque altre. Aspetta, parliamo con questo e poi più piccolo. Vieni qua. Parlate? Ok, dobbiamo cantare anche noi. Perfetto, ora dobbiamo impressionare l'ultimo. Impressioniamo quello piccolo comunque, che credo che sia più facile. Cioè, se ce lo fa fare. Però dai, cavolo. Impressioniamo questo altro e abbiamo finito. Ok, perfetto. Ora abbiamo avuto dei nuovi amici. Comunque abbiamo aumentato il DNA. E ora abbiamo trovato anche un altro oggetto, credo. Allora, cosa abbiamo trovato? Altre zampe, che non mi interessa. Stiamo solo trovando zampe in questo momento. Comunque passiamo alla prossima specie che si trova sulla spiaggia. Probabilmente vediamo se riusciamo comunque a fare amicizia anche con quest'altri. Spero che non finisca in un'altra lotta, che non è che siamo molto potenti noi in attacco, visto che siamo erbivori, comunque siamo una specie evoluta per fare solo amicizia. Questa specie sembra simpatica, quindi facciamo amicizia. Ok, loro mostrano il fascino. Oh, posa, che cacchio è? Non so se ha mostrato questo. Ok, dovremmo essere più forti noi come specie. Soprattutto con il canto. Ok, siamo riusciti a fare amicizia. Ora dobbiamo impressionare altri due. Proviamo a impressionare quest'altro ed andare avanti. Possiamo parlare? Vediamo. Canto, va bene. È la nostra specialità. Ok, dobbiamo impressionare un altro. Che cantiamo anche noi. Come avete visto, il punto forte nostro comunque è il canto, perché lo abbiamo a livello 3. Invece, ad esempio, ballo e posa comunque sono a livello 2 e sono più deboli. Credo che comunque, vabbè, abbiamo sbloccato qualcosa anche senza fare niente. Abbiamo fatto un'altra amicizia con un'altra specie. Ora dobbiamo passare avanti a vedere. Aspetta, ho sentito qualcosa di strano. Sta succedendo qualcosa, andiamo a vedere. Ah, i meteoriti. Cavolo, dobbiamo andarcene da qui, stanno cadendo i meteoriti. Non me ne sono accorto proprio. È meglio se andiamo via da qui. Anche se dobbiamo un attimo mangiare. Che nel frattempo anche loro mangiano. Noi torniamo a casa perché forse è pericoloso qui. Allora, questa è una specie che non riusciremo mai a fare amicizia perché sono più forti di noi. Vabbè, sembra che la pioggia dei meteoriti sia finita. Andiamo da quest'altra specie a fare amicizia e vediamo se sono felici di vederci. Speriamo di accumulare comunque un buon punteggio di DNA. Sono passato in un brutto momento. Dovrebbero essere questi. Non credo che andiamo molto d'accordo con questi. Anche se potremmo anche provare a combattere, lo sapete. Vai, proviamo a combattere. Mio Dio, i danni che fanno, voi non avete. Forse ho
Ho avuto una brutta idea di combattere contro di loro. Però va bene, vai. Era una brutta idea probabilmente. È meglio se corriamo. Ci mettiamo le penne, ci mettiamo le penne, ci mettiamo le penne, ci mettiamo le penne. Siamo morti. Ora cosa succederà? Ti hanno ucciso, ritirati nel tuo nido per curarti in caso di ferite. Va bene. Comunque devo chiudere Fraps, perché comunque già c'ho un altro programma per vedere gli FPS. Cioè, ne ho due, perché l'altro programma a volte alcuni giochi non mi legge gli FPS. Quindi preferivo Fraps, vabbè. Prossima volta lo devo chiudere, perché comunque dà un po' fastidio qui giù. Sarebbe meglio sopra. Però vabbè, questo qua è più piccolo e dà meno fastidio. Poi vabbè, vedremo. Vedremo quale mettere. Allora, va bene ragazzi, è meglio che ci fermiamo qui in questo episodio, che comunque devo ricordarmi alcune cose e vedere quale specie comunque vanno d'accordo con la nostra. E dobbiamo stare attenti a non combattere, perché ci fanno fuori come niente. Prima di chiudere comunque facciamo amicizia con quest'altri e portiamoci nella nostra squadra. Così credo sia posa. Sì. Ok, perfetto. Ora abbiamo già un altro nel nostro gruppo. Che è successo? Ah, se mi muovo. Ok, canto. Ok, ora sta nella nostra squadra. Dobbiamo portare anche quest'altro nella nostra squadra. Ok, ora ne abbiamo già due. Così la prossima volta andiamo a fare un altro giro. Anzi, c'è un'altra specie lì che comunque non va d'accordo con la nostra. Purtroppo siamo arrivati in una parte molto difficile, che parecchi di loro comunque non vanno d'accordo con la nostra. Non tutti, giustamente così sia. Però dobbiamo stare attenti, perché quelli che comunque non vanno d'accordo con la nostra sono intorno a noi e potrebbero crearci problemi. Anche se non vedo un motivo valido comunque per odiarci, perché siamo una specie erbivora e non diamo molti problemi. Però va bene. Dai, allora ci vediamo nel prossimo episodio. Cercheremo comunque di completare la penultima fase della fase creatura e passare poi all'ultima e completarla. Va bene, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.